ragazzi, bentornati sul nostro canale con Kingdom Hearts, anzi Final Mix. Ci eravamo lasciati qui nella tana del coniglio e adesso, dopo aver chiuso la serratura del mondo delle meraviglie, è giunto il momento di abbandonare questo mondo. Non appena uscirete da qua, io l'ho già fatto, perciò non è successo niente, vi sbloccherà ovviamente il trofeo relativo alla chiusura della serratura nel Paese delle Meraviglie. Adesso abbiamo due opportunità: o andare alla città di mezzo per utilizzare la magia Blizzard e spegnere quelle candele, ma alla fine ci andremo soltanto per quello, e non è effettivamente così importante visto che torneremo ancora alla città di mezzo, oppure proseguire la nostra avventura nella giungla profonda, ossia il mondo di Disney di Tarzan. Non vi consiglio di andare al Monte Olimpo perché per il momento non c'è moltissimo da fare, perciò dirigiamoci direttamente qua e come solito io salterò le scene della gumship, come vi avevo già accennato prima. Ok, eccoci quasi arrivati. Adesso faremo un atterraggio abbastanza particolare, in quanto secondo Paperino il re non si trova in questo posto, però ovviamente Sora pensa che Rico e Kairi siano qui e vuole scendere, quindi inizierà un dibattito fra Sora e Paperino e Sora inizierà a premere a casaccio i tasti della gumship facendola atterrare in modo molto brusco sul mondo. Donald? Goofy? Ecco qua un personaggio abbastanza riconoscibile per, insomma, gli amanti di Tarzan, ossia il leopardo Sabor. Adesso dobbiamo affrontarlo. Fate molta attenzione, non è difficilissimo da sconfiggere, più che altro è una questione di tempistica, perché una volta che lui farà il salto tenterà ad attaccarvi subito con la zampata. Quindi schivate. Ecco. Difesa. Ok, eccolo che arriva. Dove di nuovo? Sconfitto per il momento. Insomma, farà ancora tante di quelle apparizioni. Ed è anche abbastanza subdolo. Però ecco che a salvarci arriva l'eroe del mondo, ossia Tarzan. Insomma, adesso ci sarà un divertente monologo tra il nostro protagonista e Tarzan. Thank you. Thank you. Solo ovviamente non sa che Tarzan non capisce la sua lingua. Ok. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Mm-hmm. Friends. Friends. Right, my friends. There's two of them. The loud one is Donna. Ai ai ai. Cioè, non che sia un male. You know what? Never mind. Considerare Paperino e Pippo degli amici, però Riku and Kairi. Sta cosa è, diciamo, una di quelle che fa incazzare particolarmente Riku. Andando avanti.
Kyrie, friends. Ecco un'altra delle visioni di Sora. Right. Oh, friends. Here. Che qui Kyrie sembra proprio really? Una snob. Huh? Friends. Here. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kyrie. Tarzan. Tarzan. Go. And I'm Sora. Tarzan go. Sora go go. Ok, ed eccoci alla giungla profonda. Allora, non c'è niente da fare per il momento all'interno della casa, ma dobbiamo scendere per reperire una mega pozione. Però prima vediamo questo intermezzo con Pippo e Paperino, che come vedete stanno abbastanza bene. Paperino però fa l'offeso. Che bell'incontro. Ecco un pezzo della Gummy, un Gummy Block. E qua c'è il cacciatore Clayton. Ok, la nostra attenzione si sposta nuovamente su Sora e Tarzan. Ovviamente dobbiamo seguirlo. Prima di seguirlo però, qua vi dice che il gruppo adesso è formato da Sora e Tarzan. Allora dicevo, prima di seguirlo andate qua e andiamo a prendere... No, ho sbagliato, mi sono buttata troppo in giù forse. No, eccolo qua. E andiamo a prendere una mega pozione. Eh sì. Ovviamente datela subito a Sora, perché soprattutto nel mio caso, che come una scema avevo sprecato tutte le pozioni nel mondo delle meraviglie con i fiori, che invece di darle ai fiori le utilizzavo io. Quindi ho proprio sprecato tutto. Infatti appena posso vado alla città di mezzo a fare rifornimento. Allora, poi dovremmo raggiungere quella nave, ma per il momento non possiamo, ho detto c'è un forziere, ma ci servono delle abilità specifiche. E lo faremo andando avanti con la storia. Là c'è un cerchio per salvare. Ovviamente non potrete andare sulla gunship perché vi siete separati dal resto del gruppo. Però se volete salvare, salvate pure. Qua ritornate indietro, se non ricordo male. Vediamo. Siamo alla cima dell'albero e poi... fiore è appassito. Beh, per il momento non dobbiamo andare da queste parti. Ritorniamo di qua e buttiamoci qui dentro per fare la famosa scivolata tipica dei giochi di Tarzan. Andando avanti poi sbloccherete il minigioco, insomma. E che vi servirà anche per insomma raccogliere i fiori e altre, insomma, altra roba così. Però per il momento limitiamoci soltanto a proseguire la strada ed arrivare all'accampamento. Qui ci sono diverse cose da fare. Qua c'è un segno trio che potremo attivare tra poco. E per il momento entriamo
qua dentro a fare la conoscenza con Jane. Jane! Tarzan! Oh, and who's this? Hi there. I'm... Oh, you speak English? Sì, insomma, non adesso so proprio tu parli, però il senso era quello. Are you here to study the gorillas? Highly doubtful. Ed ecco qua che Clayton ci riporta Pippo e Sora. Donald! Che due ovviamente hanno lo stesso carattere, perché non si può dire che siano diversi. Not much use for hunting gorillas. Mr. Clayton, we're studying them, not hunting them. This is research. Purtroppo ci credi solo tu, Jane. The more the merrier. Do make yourselves at home. Well, anyway, I'm staying. Huh? Sora, look what we found. Look at this. Ecco il motivo per cui Paperino ha deciso di rimanere sul mondo. Ok, per ora. Adesso scegliete il gruppo. Io vi consiglio di portarvi il classico Sora, Paperino e Pippo, visto che abbiamo già visto un segno trio, altrimenti ogni volta dovremmo tornare indietro, venire qua, fare insomma il gruppo e modificare i membri. Adesso parlate subito con Jane, che vi dirà che per comunicare con lui abbiamo bisogno di alcune diapositive, che ovviamente dobbiamo andare a reperire, e si trovano nell'area dell'accampamento. Prima di fare tutto però vi consiglio di prelevare le pozioni da Tarzan, visto che per il momento non ci serve, e darle ai nostri alleati. Vabbè, una la lasciamo a Tarzan. Allora, le diapositive, se non ricordo male, in tutto dovrebbero essere 6. Se volete la posizione proprio esatta, guardate, cioè per ordine, guardate come sempre nel sito di Rinoa's Diary, che c'è una mappa fatta abbastanza bene dove vengono segnate, però sono facili da reperire perché si trovano tutte qua. Quindi basta girare un po' e prenderle, quindi già ne abbiamo prese 3. C'è la quarta, ma c'era la quinta, e qua, se non ricordo male, esatto, vicino alla lavagnetta c'è la settima e la sesta, scusate. Con queste le abbiamo prese tutte. Adesso facciamo alcune cose che ci sono da fare, tipo come attivare il simbolo trio per trovare uno scrigno con dei cuccioli dalmata, che nel frattempo, se vi ricordate, avevamo attivato la missione appunto per salvarli, e sono il 34, 35 e 36. Poi esaminate un po' in giro e vi dice: strumenti di laboratorio, trovare due appunti esperimento. E lo stesso ve lo dice qua, che vi serve due ricette per completare per utilizzare la pentola. Qui c'è ricetta numero 2, mettere una pozione nella pentola. E qua c'è accendere il fuoco nel forno. Esaminate anche qua, che vi dice mettere una pozione nella pentola. E adesso facciamo tutto. Allora, oggetti, no, pozione. Quindi prendiamo da Tarzan, poverino, una pozione. Speriamo di non fare danni. Infatti. Fire! Forno acceso. Raccolta. Pozione inserita nella pentola. Congratulazioni, hai ottenuto gran pozione. Ok, dovevamo semplicemente fare così, che non lo ricordavo.
poi qua dobbiamo trovare due appunti per l'esperimento. Uno, eccolo qua, creazione degli oggetti. Se non sbaglio qua, sì. In questo caso vi dice di inserire lettere. E l'ultimo, se non ricordo male, è da queste parti. Infatti, eccolo qua. Ingredienti, pozione. Solo che adesso ci serve niente, ce l'abbiamo. Mettere gli ingredienti e raffreddare. Inserito pozione, adesso dobbiamo raffreddare. Come raffreddiamo? Così. Ecco. Abbiamo ottenuto lettere. Perfetto, adesso andiamo dentro e andiamo a parlare nuovamente con Jane. Visto che abbiamo tutte le diapositive, possiamo anche salvare dopo volendo. Questo posto sembra così familiare, ma com'è possibile? Non sono mai uscito dalla mia isola. Qui c'è una serie di immagini, c'è un gorilla, una nave e due che vanno a scherma. Well, Tarzan? Where are my friends, Riku and Kairi? Non so in che modo quelle diapositive potrebbero aiutarlo, ma comunque. Hey, I thought. That leaves just one place. Young man, we've been in this jungle for some time now, but we have yet to encounter these friends of yours. I'd wager they're with the gorillas, but Tarzan refuses to take us to them. Perché sa le tue intenzioni. Really, Mr. Clayton? Tarzan wouldn't hide. Then take us there. Take us to the gorillas. Gorillas. Tarzan, are you sure? Si fida di Sora. Tarzan, ovviamente. Go see Kerchak. Kerchak? He must be the leader. Perfect. I'll go along as an escort. After all, the jungle is a dangerous place. Ok, per il momento direi che possiamo fermarci qua, visto che non voglio prolungare troppo i video, così come era successo con il Paese delle Meraviglie, altrimenti poi tagliarli, insomma, viene un po' un casino. Perciò ci stoppiamo per questa prima parte della giungla profonda e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi, alla prossima!